L'obiettivo di questo lavoro è creare, come diceva questa mattina, nell'ambito della mission di questi momenti di incontro, creare una prassi, una best practice in materia di principi contabili e criteri di redazione della contabilità condominiale, best practice da inserire all'interno di un procedimento di qualità, procedura che consentirà di ottenere la certificazione del prodotto. Quindi quegli amministratori che a sensi del 1129 vengono chiamati in mediazione per controversie sui saldi dei passaggi consegne, oggi il principio contabile inevitabile, il principio della competenza, in passato era quello della cassa e negli anni si è sviluppato un principio misto. Questo ha portato a creare dei problemi di difformità nei criteri di redazione della contabilità nel passaggio tra un soggetto ed un altro. Materia obbligatoria di mediazione civile, AIREC dice, indispensabile creare un sistema qualità che consenta con l'intervento di auditor terzi, auditors esperti in certificazione, al fianco dei quali devono esserci dei revisori esperti in contabilità condominiale e che insieme possano, all'interno di un ente di certificazione abilitato da Accredia, valutare i contenuti del rendiconto ed apporne il, uso un termine improprio, il bollino della qualità, il certificato qualità. Questo è un percorso che AIREC sta portando avanti, per il quale ringrazio l'avvocato Faotto. Percorso che vuole essere una prassi che magari rappresentata in futuro nelle aule parlamentari come oggi sia presa in esame dal legislatore affinché possa essere invece, come dire, la matrice per una proposta di legge. Quindi grazie ad AIREC, grazie avvocato Faotto e mentre invito l'avvocato e amico Iorlano alla propria esposizione anche rispetto all'importanza che può avere il ruolo del notaio nei procedimenti di mediazione per risanare le aziende e le imprese in crisi. So Infatti che. era interessante sapere l'opinione del notaio su una circostanza che penso possa essere di rilevanza pratica rilevante, ovvero c'è stato un notaio della piazza di Bergamo, non cito il nome, il quale dovendo autenticare le sottoscrizioni di un verbale di accordo da trascrivere, ha chiesto la presenza, del mediatore perché riteneva necessaria anche l'autenticazione della sottoscrizione del mediatore. In un primo momento sono balzato sulla sedia perché dico: se questa cosa, questo è un folle, prima cosa che ho pensato, poi conoscendo i notai non sono mai folli, sono andato ad approfondire. Ed effettivamente leggendo la norma di riferimento, questa fa appunto fa un espresso richiamo al fatto che il notaio, autentica le certificazioni e le sottoscrizioni del processo verbale, al quale poi deve essere allegato l'accordo. E quindi la tesi non era così peregrina, tant'è vero che sempre per ottenere benefici fiscali previsti dal decreto legislativo 28, il notaio ha ritenuto opportuno quindi convocare, poi il mediatore tra l'altro ero io in questo accordo di conciliazione, anche me perché dal suo punto di vista era necessaria quindi l'autenticazione anche della mia sottoscrizione. Faccio l'interrogativo e poi magari il notaio mi darà il suo parere a riguardo. Però ci tenevo moltissimo soprattutto a introdurre molto velocemente il tema che mi è stato affidato. E se posso, soltanto come elemento introduttivo, l'avvocato Iorlano è formatore dell'Associazione Nazionale Tributaristi LAPET, della sede provinciale di Milano, che ho l'onore di presiedere, e ha scritto un bellissimo contributo, in Accordo Possibile, la rubrica online in chiaro che invito tutti a seguire proprio sulla crisi d'impresa, quindi sul tema, sull'utilizzo degli strumenti ADR, in particolar modo della mediazione civile, per risolvere la crisi d'impresa. Ecco, questo è un tema che a te, Gerardo, è sempre stato molto a cuore e sul quale ci siamo confrontati e devo dire che sei tra i massimi cultori Sì, di ma anche questo. perché nasce da una valutazione di natura squisitamente oggettiva, nel senso che lo scenario internazionale, mondiale dell'economia è chiaro a tutti, purtroppo, nel senso che la crisi
delle imprese, da un evento eccezionale è diventato quindi un evento sistemico. Tant'è vero che i governi a livello, ripeto, anche internazionale si cimentano e si misurano quindi sulla loro capacità di dare risposte da questo punto di vista. E l'esempio tipico è proprio il percorso che ha seguito il legislatore italiano nell'impostare degli strumenti di soluzione di crisi aziendale che consentissero appunto alle imprese di uscire da difficoltà che molto spesso non erano strutturali, nel senso l'impresa continuava a lavorare, i prodotti magari la richiesta del prodotto continuava ad esserci, ma era una crisi soprattutto finanziaria, perché magari le banche hanno chiuso i rubinetti, non ha potuto fare nuovi investimenti, non ha potuto adeguare macchinari, sostituirli, svilupparsi, eccetera. Quindi una crisi, diciamo, complessiva, ma soprattutto di derivazione finanziaria. Da dove è nata questa passione? Sia per il lavoro che faccio come legale, dove mi occupo prevalentemente di aziende, e sia per la medesima passione che ho nello svolgere l'attività di mediatore. E perché ho visto un nesso necessario ed importantissimo, direi anche imprescindibile, tra questi due profili apparentemente distinti, ma invece sostanzialmente omoconvergenti. Nel fatto che qualsiasi strumento di risoluzione di crisi aziendale passa attraverso un accordo, cioè l'accordo tra l'impresa in difficoltà e i suoi creditori, che per lo più sono rappresentati da Stato, quindi fisco sostanzialmente, banche e solo in minima parte fornitori, clienti che non sono stati onorati nelle obbligazioni che sono state contratte. Sono rimasto, vi dico francamente, sconvolto da un aggiornamento che non più tardi di domenica scorsa ho fatto. Tenete conto, vi do dei numeri molto sintetici, macro numeri. Il panorama imprenditoriale italiano vede oggi quasi 4,1 milioni di imprese attive, quindi parliamo di 4 milioni di imprese. Di queste 4 milioni di imprese, il 95% è composto da imprese con meno di 10 dipendenti. Il 95%. In questo 95%, il 60% è composto da imprese fino ad un dipendente. Quindi stiamo parlando di imprese a conduzione familiare, ovvero imprese individuali, sostanzialmente. E soltanto il 4,8%, quindi intorno al 5% di imprese, è composto da società con più di 10 dipendenti. Quindi abbiamo evidentemente un panorama imprenditoriale fatto di microimprese. Era un dato noto, ma con queste proporzioni francamente non me lo aspettavo. Sono dati che ho estratto da uno studio pubblicato il 27 novembre dall'Istat, che è appunto un report su denominato struttura e competitività del sistema delle imprese industriali e dei servizi. Nello stesso periodo il CERVE dell'Osservatorio sull'uso dei sistemi di soluzione di crisi aziendali, aggiornato al 2012 ma pubblicato qualche giorno fa, ha dato atto di un altro trend preoccupante, quindi fallimenti in costante crescita e parallelamente strumenti alternativi al fallimento, quindi ristrutturazione del debito, piani attestati e sovraindebitamento in costante decrescita. Ma la cosa ancora più sconvolgente è che, non contento di questo, sono andato a scaricarmi i risultati a livello nazionale sul portale dei creditori, che è un portale dove vengono registrate tutte le procedure dei tribunali italiani, pressoché tutti i tribunali italiani, e il risultato questo, è un dato nazionale aggiornato al 14 dicembre scorso. I tribunali italiani hanno dichiarato quasi 10.000 fallimenti nel corso del 2014. Sapete quante procedure di ristrutturazione del debito? La ristrutturazione del debito è una procedura nella quale l'imprenditore, attraverso i suoi consulenti, ricerca l'accordo non nell'ambito del tribunale ma fuori dal tribunale e presenta l'accordo che ha raggiunto con i suoi creditori al tribunale semplicemente per la omologazione di quell'accordo. Quindi svolge in questo caso un'attività di natura notarile, certificativa.
Il preconcordato è ancora, l'intervento del tribunale è ancora meno invasivo, nel senso che è un accordo sempre raggiunto con i creditori dove non è necessaria neanche l'omologazione del tribunale. Tutt'al più può essere richiesta dalle parti una iscrizione nel registro delle imprese. Quindi c'è una forma di gradualità in rapporto alla invasività del tribunale che parte dal piano attestato, accordo di ristrutturazione, concordato preventivo, dove c'è poi l'ipotesi anche del preconcordato, o meglio il concordato in bianco, dove non si deposita ancora la proposta ma un'intenzione di depositare una proposta, aperto uno scenario poi anche questo, fino ad arrivare poi al fallimento che è la morte dell'impresa. Ebbene, dicevo, a fronte di 10.000 fallimenti dichiarati, risultano attualmente pendenti, ovvero a qualche giorno fa, 6 procedure di ristrutturazione del debito. Stiamo parlando di livello nazionale, 6. E risultano pendenti 6 procedimenti di sovraindebitamento. 6. La procedura di sovraindebitamento, molto brevemente, è una procedura che è stata introdotta nel 2012 perché per tutelare quelle imprese che non rientravano nell'alveo della legge fallimentare, perché sapete, per essere sottoposti a fallimento l'impresa deve avere determinati requisiti dimensionali. Se non hai questi requisiti dimensionali non puoi fallire. Però paradossalmente queste imprese erano scoperte da tutela, quindi non avevano degli strumenti per la soluzione di crisi aziendali. Bene ha fatto il legislatore a intervenire con la legge 3 del 2012, dove ha previsto appunto le procedure di sovraindebitamento, quindi consentendo anche non solo ai piccoli imprenditori o agli imprenditori individuali, ma anche ai consumatori, perché è una normativa estesa anche a loro, di poter, supponiamo, un idraulico che a causa della crisi non è riuscito più a lavorare e a un certo punto ha iniziato a fare il dipendente, non è riuscito a pagare le imposte, non è riuscito a pagare i suoi fornitori e si vede l'Equitalia che gli pignora la casa, gli scrive l'ipoteca, il creditore che lo tartassa, può utilizzare questi strumenti. Ebbene, sul territorio nazionale al 14 dicembre del 2014 pendono 6 procedure di sovraindebitamento. Allora, e torno al tema principale, dov'è il dato che a noi interessa valorizzare? Se è vero come è vero che qualsiasi tipo di procedura si fonda esclusivamente sull'accordo tra l'imprenditore in difficoltà, in crisi e i suoi creditori, quale luogo migliore che un tavolo di mediazione per tentare di ricercare questo accordo? Dove c'è un soggetto professionista che è il mediatore, che quindi è abituato a gestire i conflitti. I tempi sono estremamente contenuti, quindi la verifica sulla fattibilità e la praticabilità di un accordo, non c'è bisogno di un anno per capire se c'è questa possibilità, la si verifica in concreto. E soprattutto i costi. Uno degli elementi, non ho il tempo di farlo, ma poi approfondiremo perché istituiremo presto un dipartimento ad hoc su questa cosa, a maggior ragione tenendo conto di questi numeri eclatanti, io sono rimasto veramente sconvolto. Per conferma sono andato a vedere anche i dati del Tribunale di Milano per vedere se il trend era quello, ed è questo, cioè c'è poco da fare. Tribunale di Milano 1.064 procedure fallimentari aperte, concordati preventivi 239, accordi di ristrutturazione pendenti 4. Cioè Milano, non è che stiamo parlando insomma di un paese dell'entroterra o il Tribunale di Sant'Angelo dei Lombardi, di cui facevo parte, ma che hanno cannato anche quello. Quindi valorizzare questi strumenti, non solo dico la mediazione, è proprio in una relazione recente che ho fatto, anche la negoziazione a questo punto, però non badate la negoziazione degli avvocati, ma non è un dispregio questo, ma semplicemente perché l'avvocato è abituato a fare gli interessi della parte, esclusivamente quelli, e come diceva uno degli interventori, a fare guerra. Certamente l'avvocato, certamente il giurista, ma che abbia conoscenze e competenze di negoziazione, che è una cosa diversa. Io quando mi sono approcciato alla mediazione si sono aperti degli scenari, degli orizzonti inimmaginabili, soprattutto nella mia professione. Ci sarà occasione comunque di riparlarne. Grazie.